Allora, ok. Ok, Michele, quando vuoi, vai pure. Devo condividere lo schermo o mi state vedendo? No, ti si vede, ti si vede. No, no, era una mia domanda. Ok, no, perché io vedo te, ok, scusa. Di solito sono abituato io a fare l'host, quindi non so cosa succede agli altri. Va bene, allora posso cominciare quindi. Ciao a tutti, grazie di essere qui e sono stato invitato dagli amici di Craft Software a fare un talk sull'open source sostanzialmente. E io ho deciso di raccontare tutto quello che vi può succedere se decidete di fare una cosa del genere. Cioè, io conosco moltissime persone in Italia, alcuni lo fanno per carità, ci sono tantissime persone in Italia che lavorano partecipando a progetti open source, ma molti no, e sognano, mettono nella lista delle cose da fare nella vita prima di morire, diciamo, quello di partecipare a un progetto open source, quello di lavorare in una community, magari lavorare con una startup americana, magari da remoto e scrivere un libro. Ecco, ora io tutte queste cose le ho fatte in 2 anni e mezzo ed è stata tutte una di seguito all'altro. È stata un'avventura molto interessante che vorrei raccontare anche perché ho imparato un sacco di cose che vorrei condividere anche per darvi un feeling di come è un'avventura del genere e di come vi può cambiare effettivamente la vita partecipando a un progetto open source. Allora, iniziamo la storia, diciamo. Aspetta un po' che devo zoomare correttamente. No, buonanotte, cominciamo male. Cominciamo male. Dovrebbe andare qui, ecco, così. Allora, la storia comincia nel mezzo dei cambi di nostra vita. Quindi ho deciso di fare un'introduzione molto originale, in cui mi ritrovavo in una selva oscura di software proprietario. E di software proprietario perché, pur essendo stato sempre un fanatico di software open source, di fatto lavoravo supportando un software proprietario che è stato poi acquisito da un vendor ancora più proprietario e tutta la mia vita verteva nel rattoppare i problemi di questo software e assaggiare anche i vincoli di lavorare con un software proprietario, tra cui il dover fare quello che il vendor decideva e soprattutto a un certo punto ho subito in pratica il divieto del vendor del software proprietario su cui io lavoravo di portare le mie soluzioni perché doveva vendere le sue. A quel punto non ci ho potuto più, ecco la selva oscura, non ne ho potuto più e ho deciso di cambiare vita. Il software proprietario mi aveva dato, diciamo, il tempo quindi decisi invece di passare al prossimo contratto di cambiare argomento e di lavorare come avevo sempre voluto fare, ma di fatto non avevo mai fatto, a un progetto open source per davvero. E tutta l'avventura cominciò. Vabbè, diciamo che forse è meglio dire quale progetto scelsi. Diciamo che in quel periodo io lavoravo con Kubernetes e per vari motivi mi ero convinto che non ne valeva la pena. Cioè, voglio dire, per carità, Kubernetes ne vale assolutamente la pena, ma è un prodotto estremamente complesso. Il futuro sarebbe stato una semplificazione della convinzione mia, poi non so se sarà così oppure no. Secondo me, mia convinzione, il futuro sarebbe stato una semplificazione radicale dello sviluppo per Kubernetes. E questa semplificazione radicale era abbastanza evidente qual era. Avevo provato Amazon Lambda e mi rendevo conto che Amazon Lambda era quello che volevo. Però il problema è che Amazon Lambda è proprietario, quindi ai tempi quando cominciai girava un articolo su mi pare su The Register che diceva come il server è la peggiore forma di vendor lock-in mai vista nella storia dell'umanità. Quindi ero da un lato poco attratto, cioè da Kubernetes, anche se poi alla fine di fatto ci ho lavorato per 2 anni e mezzo facendo quasi solo quello.
e dall'altro attratto dal serverless, che però aveva il difetto di essere una soluzione proprietaria. Che cosa potevo fare? Allora ho cercato, da fondatore dell'open source, ho cercato un progetto open source che fosse un serverless per Kubernetes. Ne ho trovati diversi e ho trovato Apache OpenWhisk. Ho detto, bello, mi piacerebbe partecipare, però tu parti sempre con presupposto, sì, figurati se mi fanno partecipare a un progetto dell'Apache Software Foundation, dove ci sta gente di IBM, gente di Adobe, gente di Red Hat, gente di grosse cloud coreane, gente di... cioè, non pensavo sarei potuto entrare in un progetto del genere. Tutto cominciò quando io scaricai il progetto, cercai di installarlo e avevo un problema, perché stavo usando, per motivi che non vi vado a raccontare, avevo Windows, non riuscii a farlo partire per Windows e da smanettone che sono mi mise a indagare per cercare di capire cosa non andava. E trovai l'inghippo. Normalmente io fisso una cosa e me ne dimentico, ho detto proviamo a mandargli una patch. Io convinto, manco mi considerano. Sta qui, ancora ce l'ho, è il mio trofeo. Il mio primo contributo al progetto Apache OpenWhisk. Mandai una patch in cui facevo una riga di codice per sistemare l'avvio su Windows di OpenWhisk con Vagrant, vabbè, insomma. Tutti lo accettarono, ma mi ringraziano pubblicamente, disse un ottimo lavoro, grazie, benvenuto, ho detto, oh, mi considerano, non ci posso credere, mi hanno accettato, ho mandato una riga di codice. Ecco, a questo punto il 99% delle persone vanno su LinkedIn e si scrivono contributo della Apache Foundation e si fanno lì. Cioè, una riga di codice è sufficiente per dichiararsi definitivamente un esperto open source. In realtà a me mi sembrava un po' pochino per fare qualcosa, per poter dire che avevo fatto effettivamente qualcosa. Quindi feci quello che il mantra dell'open source dice: se vuoi contribuire con un software open source, trova una issue aperta e collabora. E quindi sono andato lì, me ne sono cercato una aperta che aveva tutto quello che mi serviva. Era help wanted, quindi qualcuno stava chiedendo aiuto. Era stale, quindi era bloccata da tanto tempo. Era buona per starter, non è vero, non era fatta una cosa per starter, ma diciamo che ci si poteva credere, che era un ampliamento. E quindi decisi di affrontare l'impresa, convinto che sarebbe stata una cosa di al massimo una settimana. In realtà, se guardate la issue stessa, fu chiusa 6 mesi dopo, quindi ci ho messo 6 mesi. Se vedete, c'è pure la data, è stata chiusa il 30 luglio. Io ho iniziato il 14 luglio, il 14 gennaio, quindi potete immaginare quanto tempo ci ho messo. Ovviamente quando trovate una issue aperta, non è che dovete andare lì e dire cominciate a lavorare, si va a discutere in mailing list. Quindi ancora si trova nell'archivio la mia discussione in cui sono andato lì e gli ho detto proposta di ampliamento, proposta di miglioramento, perché esisteva una forma di supporto delle azioni Go, lì, vabbè, insomma. E feci una discussione, io proposi una soluzione. E loro cominciano a dire, bello, però si potrebbe fare così, così, cos'ha? No, aspetta. Insomma, presero la mia soluzione, la distrussero completamente e mi proposero una cosa completamente diversa. Però, siccome alla fine l'idea era buona, io volevo partecipare alla community, dici, ok, lo faccio. Cioè, provo almeno, perché io non ci pensavo, non avevo la minima idea se ci sarei riuscito. Quindi, come in tutti i progetti open source, se vuoi partecipare, qualcosa devi fare. Quindi le chiacchiere stanno a zero. E poi vi assicuro, io nella mailing list vedo gente che arriva, chiacchiera, discute, propone, cioè, e poi non fa niente. E sono una quantità impressionante. Poi ci sono quelli delle architetture, che ogni volta arrivano con un'architettura nuova e dicono adesso si può rifare tutto da capo, stravolgendo, perché è un'idea geniale. Quindi io vi dico come si fa e voi lo fate. Ecco,
Anche questo poi non porta assolutamente a nulla. Le vedo ogni giorno nelle mie mailing list, eccetera. Io mi sono semplicemente preso la mia issue, mi sono preso le specifiche discusse nella mailing list e mi sono messo a lavorare. E quindi qua si vede il lavoro che ho fatto. Questo è il runtime di cose. Poi vedete, il 90% del codice l'ho scritto io, anche se attualmente è mantenuto dalla community. Quindi e mi sono messo a lavorarci. E mi sono regolato. È molto importante, quando tu lavori, anche far sapere cosa stai facendo. Quindi farsi vedere, ecco, su YouTube ci sono alcuni video, perché loro facevano un meeting ogni 2 settimane e io mi sono fatto vedere più volte a discutere di quello che facevo, raccontare, parlare, ma molto anche nella community Slack, eccetera. Quindi in pratica queste furono le azioni che piano piano mi fecero diventare membro rispettato della community. Membro rispettato della community. Quindi queste sono le cose da fare per riuscire a partecipare a una community. Ora, questa è la parte bella, c'è anche la parte brutta, brutta diciamo. Com'è veramente lavorare in una community? Cioè, alla fine io sono riuscito a farmi rilasciare questo software, perché c'è questo che vedete, sono i release di Apache del runtime di Go, che l'ho fatto principalmente io, ma poi c'è anche gli altri runtime, come quello di Java, di PHP, di Python, di Ruby, sono basati su quello che ho fatto io. Quindi, perché io sono partito con runtime di Go e poi alla fine quello che ho fatto è stato riutilizzato in quasi tutti gli altri runtime, quindi in pratica è stato è stato accettato, integrato, e adesso fa parte dell'infrastruttura di OpenWhisk il runtime che ho fatto. Le cose che ho imparato nel lavorare in questa community sono tante, tantissime, talmente tante che io credevo di saper programmare in un certo modo, in realtà non sapevo, e ho imparato tante cose. Per esempio, la prima cosa che ho imparato Git per davvero, perché io lo usavo Git solo commit e push, fine lì. Non è così semplice. In realtà Git ha molte funzioni di collaborazione. Per esempio, essenziale è saper fare la pull request. E poi voi direte, che ci vuole a fare una pull request? Col piffero. Per fare una pull request decente bisogna fare una roba pulita, che modifica solo i file, un set di file come si deve, che fa eseguire i test, che passa alla continuous integration. Io praticamente posso dire tranquillamente che ogni volta ci mettevo più tempo a fare la pull request che a scrivere il codice. Quindi a pulirlo, rimbostarlo, eccetera. Adesso ho imparato e quindi vado direttamente, perché so già come devo fare, perché la pull request viene facile. Ma all'inizio, non dico quante volte ho preso, buttato, ricopiato, spostato i file, eccetera, riorganizzato, rinominato, tutto per fare una pull request decente. E poi bisogna anche imparare cose come Rebase, che per molti è una cosa scontata. Io so che pochi lo sanno fare, infatti fare un Rebase. Cos'è un Rebase? Cioè, Rebase significa riapplicare le tue modifiche a un branch che è andato avanti. Non vado nei dettagli perché non voglio fare una cosa tecnica, ma sono essenziali per sincronizzarti con quello che hanno fatto gli altri. Quando il progetto va avanti, se tu stai fermo qualche 2 o 3 giorni, se non fai un rebase non puoi fare la pull request, e quindi devi saperlo fare. E le pull request possono creare dei conflitti, quindi devi stare attento ai file che modifichi. Insomma, impari tutta una serie di cose, perché saper fare le contributi in maniera decente è essenziale, perché se non c'è la pull request non ti considerano proprio. Quindi è la prima cosa che ho imparato. E poi ho imparato un'altra cosa, a gestire le code review. Allora, le code review sono una cosa che occorre, molto, molto simile allo Zen, perché ti fanno girare le scatole in maniera incredibile. Bisogna proprio convincersi e accettare quello che ti stanno dicendo, anche quando ti sembra assurdo, perché devi pensare che ti stanno insegnando. Le mie regole sono: ti stanno insegnando qualcosa.
non puoi fare tu le regole a una community, perché se non fai le tue, perché tu stai contribuendo, quindi le regole le fa la community, le fai tu, quindi non puoi imporre le tue regole, devi accettare quelle degli altri. E poi alla fine, dai, sto lavorando per Gianna Paci, quindi è giusto che controllino che tutto quello che ho fatto sia pulito. In fondo stanno migliorando la qualità del tuo codice. Poi alla fine pensi, l'hai voluta la bicicletta? E mo' pedala. E poi c'è un'altra cosa importante, possono anche avere torto, anzi. Io mi ricordo che ai tempi mi fecero togliere un handshake del protocollo perché dicevano che non era necessario. Ho detto, ma porca miseria! Alla fine disse, ok, tolsi l'handshake. Un anno dopo, il problema che io avevo già notato sull'handshake divenne evidente e me lo fecero mettere. Però quindi avevo ragione io e torto loro, però in quel momento dovevo sottostare al logo del review, quindi ho dovuto togliere il handshake, che secondo me serviva, che secondo loro no. E non avevo capito il problema, io sì perché lo stavo codificando. Però questo per dire, cioè non è che la code review hai sempre ragione, puoi anche beccarti delle note in cui ha torto chi ti fa la code review, ma se è lui che la fa la code review ti deve adattare. Quindi questa è un'altra cosa che ho visto. Quindi per dire che non è tutto rose e fiori. E poi l'altra cosa essenziale è la continuous integration, perché quando gli mandi la pull request, supposto, ammesso e non concesso che riesce a passare la code review, tutto quanto deve funzionare. E siccome i progetti open source hanno tanti contributor che fanno tante cose, deve starci la build che deve buildare liscia come l'olio. E quindi deve passare tutti i test che ci sono, e finché tutti i test non sono passati, nessuno prende e merge la tua pull request, cioè non la prendono, insomma. E ti posso assicurare che far passare certi test, convincere la continuous integration, almeno quella che ci sta su Apache, a passarla, è un'impresa. Ogni volta che passavo io era una strage, c'era una scia di sangue. Di build fallite che io riprovavo finché non ci riuscivo. Quindi forse so io che sono così, ma ogni volta che vedete una lunga sequenza di fallimenti sono io che sto cercando di committare di creare una pull request che builda pulita. Non so perché io riesco sempre a beccare tutte le cose strambe del... Vabbè, anche questo io posso dire tranquillamente che del lavoro fatto, su 10 minuti, 9 sono andati tra creare la pull request, fare la code review, aggiustare le cose, aggiustare la continuous integration, far girare tutti i test, eccetera. Quindi la parte di codice è il meno. Quando uno contribuisce a un progetto open source, si deve armare di santa pazienza e di farlo entrare nel loro ingranaggio di controllo e verifiche e di test, che è essenziale per la qualità del codice e anche di code review, eccetera. O di Riffa o di Rafa. I progetti open source, almeno quelli seri, funzionano così. Ed è il motivo per cui nella community che io sto facendo, appena provo a imporre questa regola, succede un sacco di sopracciglia alzate, ma che vuoi che sia, cioè, e invece è così che bisogna fare. Perché è così che funzionano i progetti open source, almeno quelli di un certo livello, se uno vuole fare open source sul serio. Vabbè, d'accordo. Questo è come è lavorare in una community. Ora vi parlo di un'altra cosa. Di cosa... Aspettate che zoomo correttamente. Di com'è lavorare in una startup dedicata all'open source. Perché se tu lavori seriamente in una startup, in un progetto serio, cioè un progetto che ha aziende di un certo livello, dove ci lavorano degli sviluppatori che sono generalmente, almeno per la maggior parte, o pagati per sviluppare o sono contrattati come consulenti di qualche cliente che gli serve il software, quindi in qualche modo stanno lavorando professionalmente, inevitabilmente qualche opportunità di lavoro arriva. Ovviamente io non sono andato espressamente con l'intenzione di trovare lavoro, però non era, almeno non ci devi pensare subito, perché se ci pensi subito tutto il tuo comportamento non è sufficientemente di qualità per contribuire. Se il tuo obiettivo è solo quello di trovare lavoro,
non ce la fai, perché se ne accorgono e cominciano a dirti, ah, vabbè, questo, cioè, ti cominciano a ignorare. Devi essere volenteroso di collaborare. Ovviamente devi tenere gli occhi aperti sulle position che ci sono, quindi io seguivo, in realtà all'inizio non pensavo di, perché era un periodo, diciamo, in cui non stavo lavorando, volevo non lavorare e studiare un po', però a un certo punto ho detto, dovrò ricominciare a lavorare, e quindi ho cominciato a guardare le opportunità che ci sono. Ed è estremamente importante utilizzare il tempo per creare relazioni. Perché quando lavori a un progetto open source serio, le possibilità di creare relazioni ce ne sono infinite. E le discussioni sulla mailing list, io tutte le persone con quali ho avuto discussioni sulla mailing list, con le quali mi hanno dato supporto in chat, quelle che mi hanno fatto le code review, quelle con cui ho discusso con le licenze, le conosco tutte, quindi siamo diventati amici, quindi ho creato una serie di relazioni che sono nate collaborando su un progetto open source. Ma il problema è, cioè il problema, il bello è che i miei migliori amici sono proprio le persone che mi hanno fatto le code review, quelli che avevo strozzato quando mi facevano la code review. Quindi cioè, alla fine anche quello crea un side effect positivo. A questo punto uno si può chiedere, ma com'è lavorare per una startup americana? Io alla fine, seguendo delle persone, ho trovato delle opportunità. A un certo punto una di quelle si calzava e mi ci sono infilato. E quindi mi sono messo a lavorare da remoto per una startup americana. E uno si chiede, ma com'è lavorare per una startup da remoto, una startup americana? È molto simile a lavorare per un progetto open source. Per cui hai l'approccio alla codifica piuttosto rigido, per cui tutto deve essere testato, bisogna produrre delle pull request pulite che devono passare la continuous integration, eccetera, eccetera. Devi comunicare tutto per iscritto e via discorrendo. Una cosa che per molti è normale, per altri forse un po' meno, forse perché non l'hanno sperimentata. E di solito le startup americane sono piuttosto libere, cioè nel senso che ti si dà il tuo compito, poi tu ti organizzi cosa fare, però devi anche essere un po' furbo a capire su come spendere il tuo tempo, perché ogni tanto poi loro fanno una review dei risultati portati e tagliano i bravi secchi. Io l'ho visto qualcuno tagliato, quindi uno deve anche essere un minimo furbo. E poi, per esempio, è molto importante comunicare, perché comunque la comunicazione è essenziale. Se non comunichi quello che stai facendo, come nella community, magari hai fatto cose fantastiche, ma non lo sa nessuno, e allora diciamo che vieni anche considerato un po' una perdita di tempo. Quindi bisogna anche saper comunicare e capire cosa è meglio fare, perché poi se ti danno libertà di scegliere un progetto, puoi andare a fare una roba che è una tafanata galattica, poi diceva che hai fatto, sono stato 6 mesi a fare una cosa che all'azienda alla fine non è servita, e quindi la tua posizione, diciamo, diventa un po' debole, nel senso che ti danno meno retta, eccetera. Quindi questi sono le cose da tenere presenti. Sì, mi rendo conto che è un discorso forse un po' generico, ma sostanzialmente è così. Cioè, loro apprezzano molto l'iniziativa, ma non la disobbedienza. Cioè, va bene proporre, però non puoi fare di testa tua. Proponi, ma devi in qualche modo raccontarti con quello che fanno gli altri. È importante la creatività, perché la apprezzano effettivamente, però un conto è fare essere creativo, un altro è creare pasticci e continuare a modificare delle cose che andavano benissimo così per raggiungere degli scopi non chiari. È importante essere autonomo, ma non si può essere anarchici. Quindi è un bilanciamento, ti danno molta libertà, ma devi saperla gestire. Quindi fai smart working per davvero, ecco. Quindi questa è la mia esperienza, che non è remote working, perché non hai orari o cose di questo genere. Bene. E vabbè, questa è stata più o meno la mia esperienza, quindi sono partito dal nulla, cioè da una riga di codice, e sono finito col diventare un
per diventare project, finire nel project management committee del progetto OpenWhisk e lavorare con la società che in questo momento una delle società che supportano commercialmente OpenWhisk, e per loro ho lavorato come developer per un anno e mezzo. Poi sono passato a mi sono offerto io per la verità a portare, anche perché hanno chiesto chi lo vuole fare, e in questo momento mi sto occupando dell'evangelizzazione di Nimbella in Europa. Ecco, questo è più o meno il mio ruolo attuale, quindi penso che avete visto abbastanza di cosa faccio queste cose, però non voglio parlare della parte di lavorativo in questo momento. Voglio parlare dell'esperienza che si ha, e per concludere il giro, immancabile è raccontare l'esperienza del libro, perché tutti quanti, almeno molti developers, sognano un giorno o l'altro di scrivere un libro. E lavorando nel progetto OpenWhisk, in cui ho raggiunto pure un buon rispetto dalla community, ho imparato bene come funzionava, ho avuto anche l'opportunità di scrivere un libro, quello lì, quello che vedete, oppure qua è in forma cartacea, eccolo qua, ed è un libro pubblicato da O'Reilly, che sapete è un editore abbastanza noto, e anche lì c'è da dire un po' di cose che penso molti vorrebbero sapere. Allora, com'è scrivere un libro? Innanzitutto bisogna capire che libro scrivere e perché. Allora, prima cosa da dire, pensate di scrivere un libro per fare i soldi, scordatevelo. Fare libri, soldi non se ne vanno pochissimi. Deve essere un caso fortunatissimo che il libro vende centinaia di migliaia di copie, e allora è significativo. Se no si tratta di spiccioli. Assolutamente non adeguati al tempo che costa. Però vi dà un prestigio che tuttora, anche e soprattutto all'estero, è notevolissimo. L'ho notato in Italia, ma anche all'estero è notevolissimo. Se sei un autore... Sei comunque appartieni a un'elite che ti apre un sacco di porte, ecco. Quindi visto che io ero entrato nel progetto OpenWhisk, avevo sviluppato dei componenti, ero diventato rispettato nella community, e mi avevano ho deciso di tentare anche la scrittura di un libro. Quindi per il prestigio ne vale la pena. Però il problema è scegliere l'argomento. È inutile che scrivete l'ennesimo libro su cose che sanno tutti. Cioè, se ci sono già 50 libri sull'argomento, fare il 51esimo non vi darà molta visibilità. È importante, avete anche difficoltà a pubblicarlo. Per questo motivo ho deciso di scrivere il libro sulla pace OpenWhisk dopo. Io ho scritto un altro libro circa 20 anni fa, e non ne ho scritto altri perché non ho mai avuto qualcosa di buono da scrivere. Quando mi sono trovato di fronte a OpenWhisk, al fatto che sapevo OpenWhisk, ce l'ho dentro, eccetera, eccetera, allora ho avuto l'opportunità di scrivere un libro per OpenWhisk e l'ho fatto. Ed è questo. Quindi l'aver partecipato a un progetto open source mi ha dato l'argomento di cui parlare in un libro, perché altrimenti non avrei avuto, cioè non c'era sufficiente novità, e perché ne valeva la pena. Allora, il problema quando scrivete un libro è come scegliere l'editore, ed è più complicato di quanto sembra, perché ci sono un sacco di editori che è meglio perderli che trovarli. Ma non faccio nomi, ma sono sicuro che avete capito tutti di chi sto parlando. C'è un editore che contatta continuamente LinkedIn e vi contattano proponendovi di scrivere un libro, un capitolo, eccetera. Quasi sempre guardano una grossolana lista alle tue skill, e ti propongono una scaletta già pronta da fare. E la maggior parte, e molte persone si sentono molto gratificate da questa proposta. In realtà
a me è capitato, quando mi hanno proposto di scrivere un libro, per esempio su Scala, io ho detto benissimo, facciamolo. Poi sono andato a vedere il loro sito e ho provato a fare una ricerca di quanti libri c'erano su Scala. Ne ho trovati 54. E ho detto, scusate, con 54 libri su Scala, io che speranze ho? E lo mettete nel vostro sito, io che speranze ho? Non dico che qualcuno lo compri e ci guadagni qualcosa, ma che lo leggano, che lo leggano, che lo leggano. Purtroppo ci sono degli editori che fanno esattamente questo, perché loro vendono abbonamenti, quindi il loro obiettivo è rastrellare la qualunque e buttarli nel loro sito. Ecco, da questi editori non è il caso di farsi pubblicare un libro, almeno secondo me. Io conosco molte persone che l'hanno fatto e pochi ci hanno... Se proprio volete, piuttosto che un editore del genere, tanto vale affrontare il self-publishing, usando siti come l'in-publishing, in cui ve lo pubblicate da solo. Però se vi pubblicate un libro da soli, avete il problema successivo, che è molto meno prestigioso. Se voi scrivete per il prestigio e voi scrivete un libro pubblicato, fatto in casa, dovete faticare molto per farlo conoscere. Poi c'è anche, magari se siete un autore già famoso, tipo Bruce Ekel, quello se lo può permettere, già lo conoscono, quindi se il prossimo libro se lo pubblica e si prende tutti i soldi. Ma se siete un autore sconosciuto, andare senza un editore è un po', diciamo, un po' avventato. Io ci ho pensato un po', ho anche fatto qualcosa di self-published, per esempio un libro ironico in italiano, ma sono giunto alla conclusione che se vi interessa il prestigio il gioco non ne vale la candela, meglio andare con un editore, anche se dovete sempre ricordarvi che soldi li prende lui, voi non vi prenderete, anche se gli dà il 10% di royalty, che è tantissimo, nei soldi ne arriveranno pochi. Però un buon editore offre un buon servizio. Infatti io non ho scritto in inglese ed ero molto preoccupato, chissà come sarà il mio inglese, perché io non sono nativo, so scrivere in inglese ma non sono inglese nativo, quindi sono preoccupato della mia grammatica, di tutte le cose, eccetera. Per questo motivo, per vari motivi, ho iniziato a scrivere il libro e ho mandato la proposta alla O'Reilly, che incredibilmente, perché sono rimasto stupito quando me l'hanno detto, me l'hanno accettata. Anzi, io gli ho mandato già 3 capitoli già scritti e loro ho detto questa cosa è piuttosto insolita, perché di solito ci mandano la proposta, la scaletta, invece tu hai già scritto i libri, vediamo che buona, sì, va bene. E in pratica mi hanno accettato di scrivere il libro e di pubblicarlo. Quindi io non ci potevo credere che pubblicavo un libro con la O'Reilly. Ora vi chiederete, com'è scrivere un libro? Allora, scrivere un libro prende molto più tempo di quello che potete anche lontanamente immaginare. Voi pensate, ci metterò tanto? No, ci metterete di più. Tanto di più ancora. Ci metterete tanto, tanto di più. Il tempo di scrittura di un libro si misura in anni, non in giorni. Quindi dovete considerare che starete dietro un libro un anno minimo, forse 2, forse 3, alcuni 4. Cioè, so di gente che ci ha messo 4 anni a pubblicare un libro. E perché dovete scrivere? Perché scrivere ci vuole poco, ma dopo che devi scrivere, devi revisionare, devi aggiustare. Poi io, per esempio, quando scrivo, io sono abbastanza metodico, da un certo ora, a una certa ora, mettevo a scrivere, continuavo di giorno per giorno e scrivevo. Però in realtà hai bisogno di essere sistematico, poi un giorno non c'hai voglia, se un giorno non lo fai poi rimani indietro, non riesci a rispettare le scadenze. E anche se le scadenze sono elastiche, e comunque le hai, quindi... Non puoi, se sei serio, un minimo devi rispettarlo. Quindi, se pensate di scrivere un libro, forse è meglio che pensate a lavorare a un progetto open source, perché scrivere un libro è molto, molto, molto più faticoso. Molto, molto più faticoso. E poi se pensate che vi ha preso un sacco di tempo a scriverlo, aspettate di arrivare alle revisioni. Rispetto al code review, quella è una passeggiata, perché io ho avuto anche perché il mio inglese lo sai, facevo un po' schifo, quindi le mie revisioni c'erano
qualcosa come una ventina di modifiche per ogni pagina, e io me le dovevo andare a prendere tutte, capirle, rifare, strutturarle, approvarle, aggiustarle. credo di essere arrivato vicino al divorzio solo durante il periodo delle revisioni in cui stavo revisionando le bozze del mio libro, perché ero insopportabile, perché la revisionatrice era bravissima, ma era anche crudele, cioè proprio crudele sul senso della parola, e quindi mi aggiustavo ogni virgola, una cosa io dovevo prendere, approvare, modificare, poi alcune cose dovevo spostare proprio. Poi non si può dire che hanno usato dei tool granché, perché io insistevo, ma fatemi usare Markdown, e no, allora mi mandavo dei PDF annotati, e io dovevo utilizzare dei sistemi a modificare, commentare le annotazioni. Guarda, penso che il prossimo libro lo farò tra altri 10 anni, anche se... Quindi non è una cosa che da prendere alla leggera, ecco. Va bene, allora... Con questo penso di avervi raccontato molto, e concludo la mia storia dicendo che qui finisce la mia storia, ma qui inizia la vostra. E quindi vi vorrei esortare a farlo, non tutto forse, non tutto quando, però partecipare a un progetto open source è una... occasione, secondo me, inestimabile di crescita. Cioè, dovete essere pronti a sacrificare seriamente il vostro tempo, prenderlo sul serio e capire che dovete imparare un sacco di cose, che dovete misurarvi con il rifiuto, con la critica, con ma il chi me lo fa fare, cose di questo genere. Però se lo fate avrete dei vantaggi, però scegliete bene, non tutti i progetti sono di qualità e ne valgono la pena, eccetera. E lo stesso riguarda scrivere il libro. A quello forse non ve lo consiglio tanto, perché il tempo che ci vuole è veramente tanto, però vi apre delle prospettive e soprattutto vi consente di lavorare in ambito internazionale, che a me mi si dice, ma come fate a trovare lavoro all'estero? Partecipando a un progetto open source. Quindi l'ho fatto io, lo potete fare pure voi. Ecco tutto. Basta così. Eccoci, grazie Michele, grazie mille. Allora, adesso per la parte di domande e risposte, direi che proietterò una slide che... Utilizziamo questo servizio che si chiama Mentimeter, e quindi se vi collegate al sito menti.com e digitate il codice in sovraimpressione 5712031, vedremo le domande apparire in diretta. Così il pubblico può fare le proprie domande. Michele, non sono riuscito a trovare il software in realtà che utilizzano, ho provato a cercare, ma non mi sembra di aver trovato quello che realizza questo effetto. Prezi video. Prezi video? Ah, ok. Sì. Pensa a te. Prezi video. Sono semplicemente le presentazioni di Prezi, con il mix della telecamera, che poi vengono incanalate nella videoconferenza. Io in questo momento ho creato una presentazione con Prezi, sì. e poi l'ho eseguita con Prezi Video e l'ho mandata in videoconferenza. Cioè, ho aperto la conferenza con Prezi Video. E questo, poi qua ho il software che mi permette di visualizzarlo. Dovete fare un po' di pratica, perché zoomare non è semplicissimo, infatti ho pasticciato parecchio, però quello è. Allora, arrivata la prima domanda. Esatto, sono arrivate 4, credo, 5, vai, rispondi pure a questa. Usi qualche tecnica particolare per il time management? Sì, una tecnica sofisticatissima che si chiama 9-17. Cioè, mi siedo al computer alle 9 e stacco alle 17. 18, 18, perché poi faccio la pausa pranzo, eccetera. Però alle 18 stacco e metto a giocare sul divano. Sempre col computer, però
cambio stanza. Quindi, vabbè, ma questo dipende da cosa stai facendo. Se devo fare delle robe di codifica, tendo a seguire degli orari fissi. Perché, però, se devo fare delle conferenze, eccetera, lì diventa tutto più flessibile, insomma. Però generalmente sono abbastanza da ufficio, quindi quando dicono ma non è smart working e telelavoro, dicono, beh, allora io vuol dire che non faccio smart working perché io faccio telelavoro, faccio sempre 9-16, 9-17. Va bene così, 9-18. Non mi controlla nessuno, però io faccio 9-17, appunto. Però, dopo la domenica non lavoro. perché, anche se, vabbè. Lavorando per l'altra cosa, come gestisci diverso fuso orario? Bella cosa. Allora, prima di tutto devi cominciare. Allora, in realtà il trucco sta nell'orologio dell'iPhone che c'ha i fusi orari. Quindi impostatevi l'orologio e vedete che le 9 qua sono le 17 di Boston, sono le, no, non è così, però le 9 di qua sono 6 ore avanti e poi 8 ore alla West Coast, eccetera. Quindi guarda sempre l'orologio per sapere gli orari, e poi lo sai. Tu lo sai che poi alle 3 ti chiama quello, alle 9 si chiama, alle 6 ti chiama quello, perché quelli sono gli orari in cui si svegliano e iniziano a lavorare. Ecco. Poi ci fai, però diciamo che poi col tempo ci comincia a fare un'associazione, però all'inizio io tenevo gli orari multipli, cioè l'orario con i fusi orari, così vedevo che ora era lì e là. E poi un'altra cosa importante è che su Google ci sta la conversione. Quindi se scrivete, se ti dicono 9:30 e West Coast, tu scrivi 9:30 West Coast in chest e lui ti dice qual è l'ora tua. Quindi Google ti traduce la... Comodissimo. Sì, è comodissimo. Questi sono i trucchi essenziali che io uso per gestire le ore. E poi vabbè, ogni tanto capita, soprattutto quando chiede lavoro la sera, perché soprattutto quando il problema si pone quando ci sono dei problemi e devi andare da supporto. E allora lo fai verso le 11, perché per loro sono le 3. Però, vabbè, a parte questo, però generalmente quando faccio così poi dormo fino alle 10 e recupero, però. Diciamo, io tendenzialmente continuo a fare 9-17. Chiaro. E per i pagamenti adesso sono tre file particolari. Perché loro ti possono pagare una fattura in Italia, se prendi soldi in Italia. In realtà, io ho una situazione un po'... vabbè. E comunque generalmente no, per se è una fattura, però quello che non possono fare è assumervi, per esempio. Quindi dall'estero non vi possono assumere, può assumere solo una società locale. Quindi appunto per questo io ho una società italiana che mi tiene assunto e poi fattura. Quindi se c'è un po' di differenza, oppure se avete una partita IVA potete fatturare, ma le partite IVA non sono in Italia particolarmente convenienti, per cui conviene sempre avere una società. Quindi è di solito la società ha dei costi, quindi è meglio che siete più di uno di questo genere. Quindi vabbè, questi sono dettagli. Però per pagare le fatture non è un problema. Per prendere lo stipendio, sì. È okay. Un problema. È un problema perché... Grazie. Non è una domanda. Complimenti per il talk. Michele, hai spaccato. Non so che vuol dire, però cosa ho spaccato, forse le palle. Però... No. Scusate la volgarità, però. Ok, altra domanda, però un po' relativa a quella di prima, se vuoi. Come si dice dal punto di vista fiscale, quando è complicato? Allora, in linea di massima, essenzialmente fai fatture all'estero senza IVA, perché senza IVA, però ti serve la partita IVA. Però, ripeto, questa non è una cosa fiscale, però devi fare due valutazioni, perché perché sulla partita IVA, almeno in Italia, hai un IMS piuttosto alta e conviene molto di più essere assunto da un SRL. Quindi devi fare le tue, però sì, sicuramente ti serve un fiscalista,
Gestire i clienti esteri, vabbè, alla fine sono fatture. Il tuo fiscalista deve sapere gestire le fatture italiane, sostanzialmente. E allora fai fattura. Però devi fare le tue valutazioni. Non lo so, io so che era... Non vengo in dettagli fiscali perché non è il mio campo, però diciamo che io utilizzo una società per fare le fatture e prendo uno stipendio da una società. Ok, chiaro. E contattatemi su LinkedIn, vediamo che posso fare, ecco. Grande. Ecco. Ok. Se non puoi selezionare il tema vincente, quando scrivi un libro è sempre una scommessa. Devi, se ci fosse una formula, una ricetta per scrivere best seller, lo farebbero tutti. Devi innanzitutto, sicuramente, se scrivi il 51esimo libro di scala dove ce ne sono 50, è un po' improbabile che il tuo libro spacchi, a meno che non sia particolarmente stratosferico, eccetera. Della letteratura tecnica conta la novità, cioè conta il fatto che il tuo libro sia nuovo e che poi quell'argomento prenda. Ecco, se sei così fortunato a scrivere un libro che copre un argomento importante, e fai soldi, ma in generalità non è importante fare tanti soldi col libro, perché comunque qualunque libro scrivi, se almeno l'argomento per cui parli è una nicchia abbastanza grande, non deve essere necessariamente una roba che fanno tutti, basta che fanno un numero ragionevole di clienti nel mondo, quel libro ti dà tantissima visibilità e tantissima prestigio che ne vale la pena, quindi non è che devi ragionare. No. Okay. Diciamo, scrivi un libro su quello che sai bene e se fai un buon libro, punto. Poi il resto è fortuna, ecco. E non puoi prescindere. Ah, ecco questa, un'altra domanda interessante. Secondo me non è necessario andare a un motore di ricerca per trovare basta che scegli l'argomento che ti interessa e ti specializzi e vai a vedere i vari progetti che ti interessano. Siccome tutti i progetti open source hanno bisogno di aiuto, ma proprio tutti, il problema è trovare quel progetto open source in cui tu sei in grado di collaborare. E vi posso assicurare che collaborare con il progetto Benguisi non è facile, perché è un progetto molto complesso, però lo hanno frazionato in sottoprogetti e i sottoprogetti hanno delle varie cose. Io sono iniziato con una cosa che era abbastanza marginale, cioè ho implementato un runtime che era sostanzialmente implementare un proxy che faceva certe cose. Il core del progetto, ora poi col tempo entrando, eccetera, alla fine ho fatto anche delle modifiche al core, alla roba. Ho fatto lo standalone, so come funziona, ho fatto la parte Kubernetes, ma all'inizio io sono partito da una cosa collaterale, la trovi sempre se cerchi. Ok. La trovi, però sicuramente non puoi aspettarti che arrivi e la voglia, devi studiarti il codice, devi provare, ci devi lavorare, insomma è un lavoro serio, ecco. Ok. E quindi. Ecco un'altra domanda. Al momento non scrivo libri. Quando li scrivevo, dedicavo il più tempo che potevo, ma di fatto non riuscivo a fare più di 3 ore al giorno, perché poi non li facevo più. Cioè, poi, sì, va bene, poi c'erano dei periodi in cui facevi le revisioni, in cui ci lavoravi anche 12 ore al giorno, pur di finirlo. Ma normalmente quando lo scrivi, io più di 3 ore non facevo, anche perché ci devi pensare. Poi devi fare delle prove, devi fare del codice. Cioè, puoi anche stare 6 ore a guardare una cosa, di fatto in più di 3 ore non l'ho mai scritto. Questo è il... Le ore di solito scrivevo dopo le 6. Quindi alle 5 finivo e mi mettevo a scrivere. Invece altre 3. Alle su internet scrivevo. Però, sì, la conosco la tecnica del pomodoro. Io non la uso, non la reggo. Però... Perché ho i miei ritmi naturali e quindi non è
molti mi dicono che una delle mie caratteristiche che mi invidiano è la caratteristica di concentrarmi spontaneamente e naturalmente. Poi succede l'incendio nell'altra stanza, mia moglie cade, si comincia a urlare, mio figlio, tutti urlano, io non me ne accorgo perché so fare anche però non le cuffie. Ecco, no, senza cuffie, non c'è bisogno di cuffie. Io sono capace di non capire, non sentire niente di chi mi sta intorno anche senza cuffie, perché sto a pensare a quella cosa lì. Di solito è alla rispostaccia che devo dare a qualcuno che mi ha insultato su LinkedIn, però, a parte quello, se mi vedi così, perché... Vabbè, d'accordo. Allora, ci metteresti qualche dettaglio di come scegliere il primo progetto open source? Il primo progetto open source è quello che vi accettano. Cioè, non è difficile trovare. Dovete provare, trovarne uno, prima dovete trovarne uno che vi piace, poi vedete se riuscite a capire il codice e poi trovate se riuscite a farci qualcosa. A quel punto se riescono a farvi accettare le patch, perché non è detto che le accettano. Poi non tutti le community sono amichevoli e aperte, alcuni sono proprio degli stronzi con la S maiuscola. Cioè, io ho fatto recentemente delle modifiche a un progetto di Go, e ho cercato di dargli due o tre aggiustatine per renderlo utilizzabile come Go Modules, mi ha ignorato completamente e quindi ho dovuto fare un fork e usare il suo, cioè un engine di CS a parte, perché lui non ne ha voluto sapere di aggiungere quelle due cose che potevo usare sul sorgente. Quindi non è che sono tutti simpaticoni. No, vero. Anzi, io adesso mi permetto di aggiungere un paio di cose alla tua risposta, perché la prima è che se siete di Milano, una volta che potremo tornare a vederci di persona, una volta al mese viene fatto un incontro che si chiama Open Source Saturday, ci si trova e ognuno porta un progetto o semplicemente si rende disponibile per lavorare a un progetto open source. Detto questo, sempre online esiste il sito che si chiama Code Retreat e in base ai vostri criteri di scelta, quindi linguaggio di programmazione e altri parametri di questo tipo, potete trovare dei progetti che cercano esplicitamente aiuto. Vi mandano delle issue di GitHub già aperte e voi potete contribuire. Quindi, volendo, si può partire anche con molto poco, quindi risolvere una semplice issue che magari è rimasta lì dimenticata per un po', perché magari il progetto è piccolo, non ha... Cioè, anche quelli grossi sono pieni di cose, lasciamolo fare a qualcun altro, sono strapieni. Cioè, ma poi il punto non è che una volta che ci entri cominci ad aiutare e poi accettano contributi un po' più seri, però diciamo che la gavetta anche lì te la fanno fare, ecco. Credo nella metodologia agile, la utilizzo. Sì, io credo totalmente nella metodologia agile, ma così profondamente che la do per scontata e non la considero nemmeno da discutere. Cioè, io sono, come si dice, ma tra l'altro l'ho visto anche nel progetto Open Source in cui ho lavorato. E le cose che ho descritto sono le tecniche agili, ma io sono una specie di post-agile, nel senso che si danno per scontate. Cioè, il principio è che tutto il codice deve avere un test, e questo non si discute. Tutti i test devono essere eseguiti nella continuous integration, e questo non si discute. Tutto lo sviluppo deve essere fatto incrementale, ticket by ticket, uno alla volta, senza stravolgere, e questo non si discute. Questi sono i punti cardinali dell'agile. A questo punto nessuno si mette più a dire se fa Scrum, se fa XP, se fa così, e molti non fanno gli sprint o hanno lo Scrum Master, fanno così e basta. Quindi ci credo, ma diciamo che ormai è, almeno dove bazzico io, lo standard conosciuto, accettato, e non si discute, quindi non c'è nemmeno bisogno di dire se siamo agili o non siamo agili. Il software si fa così, perché questo è il modo che funziona. Punto. Poi vieni in Italia e vedi, vabbè. Vabbè.
non è ancora uno standard de facto, sicuramente. Vedi gli esperti che ti dicono l'agile è la grande innovazione che cambia tutto. Ma dove sei stato negli ultimi 20 anni? Ecco, questo mi viene da dire. Vabbè. Michele, se sei d'accordo facciamo l'ultima domanda, perché sennò il tempo scorre, sì. E le altre, quelle che rimangono, io te le invio poi per posta e tu magari riesci a rispondere con due righe e io le restituisco alla community. Va bene? Come vuoi. Ecco, l'ultima domanda che selezioniamo è questa. Direi che è uguale. Forse nel progetto chiuso certe porcherie devono passare, mentre nel progetto aperto no, però dipende. Le sozzerie le ho viste anche nei progetti open, quindi ok. Dipende. Va bene, dai. Allora, diciamo che conclusa la parte di domande e risposte. Grazie mille, Michele. Grazie davvero, complimenti per il talk, complimenti anche per la tecnica delle slide in sovraimpressione. Sì. Se avete la pazienza di aspettarmi...